Devo andare alla gelateria Pappalardo prima che Vinny si incontri con Rex. Ehi là, Chase. Vinny mi ha detto che sei diventato il suo braccio destro. Tranquillo, non sono geloso. Sai se è qui? Ha detto qualcosa su un incontro con un acquirente privato? Sì, a dirti la verità sono un po' preoccupato. Prima di finire al fresco, il tipo con cui deve vedersi era il re del crimine di questa città. Ora è a piede libero e spero che non voglia togliere Vinny dalla circolazione. Vuoi che mi assicuri che stia bene? Vinny mi ripudierebbe se scoprisse che ho mandato qualcuno a fargli da balia. Giusto. Quindi non deve saperlo. Tutto quello che so è che dovevano incontrarsi dalle parti di Paradise Sands. Sali su un luogo elevato e con un po' di fortuna li vedrai. Bene. Grazie, Mo. No, grazie a te. Dov'è? Capisco cosa potessero volere da me. Questo è l'hotel dei genitori di Frank. Saranno ricchissimi. Devo raggiungere il tetto. Oh, torno fra 5 minuti. Non ce li ho 5 minuti. Dovrò arrangiarmi alla vecchia maniera.
Ok, mi ha convinto. Lei è iscritto alla palestra. Anche se non l'ho mai vista e non mi ha mostrato nessun documento d'identità. Chase, sei alloggiato qui all'hotel? No, sto cercando Vinnie Papalardo e Rex Fury. Beh, posso controllare il registro. Non sono... non importa. Hai notato nulla di sospetto da queste parti? No. A parte quell'elicottero dall'aria sinistra che ci ha sorvolato qualche minuto fa e poi è atterrato sul palazzo di fronte all'hotel Herbert. L'hotel Herbert? È lì che devo andare. Ehi, cosa c'è che non va nell'hotel dei miei genitori? È per via di quel cliente che ha mangiato il cioccolatino sul cuscino e si è scoperto che era uno scarafaggio. Ci vediamo, Chase! Che panino mangiare?
potessero volere da lui. Credo che sia la strada giusta. Che stai Grandioso, non so più dove mi trovi. Non ci credo! Tu sei quello che mi ha fregato la macchina e rovinato la festa! Oh, accidenti! Gelato.
Sto diventando davvero bravo a usare quelle catapulte. Yeah.
un'altra catapulta. Grandioso. Devo raggiungere il retro del tetto per vedere dove è sceso l'elicottero. Quello è Rex. Allora Vinny lavora per lui. Non riuscirò mai a scendere laggiù. Cosa si stanno dicendo? Un altro lavoro! Ma avevamo un accordo! Ho fatto rubare a Chan tutti quei veicoli. Ti ho procurato il T-Rex e lo smeraldo peperone. E quella barca, poi. Hai idea della fatica che ha dovuto fare il mio uomo per rubarla? La mia lista della spesa è ancora molto lunga, Vinny. E tu mi accontenterai. Ma se non mi hai nemmeno pagato le altre cose! Io ho un sacco di spese, sai. E quei quadri che mi hai dato non valgono niente. Che vuoi dire? Sono dei mattoni originali. Ah, sì? A me sembrano degli scarabocchi. Bah, trovami quella roba e basta, Vinny. O dovrò sostituirti. Rex Fury mi fa saltare i nervi! Noi sbrighiamo tutto il lavoro e corriamo un sacco di rischi e lui ci tratta come scimmie dandoci delle... Noccioline? Chase? Che cosa hai sentito? Niente. A parte che hai menzionato Rex Fury. Tanto ormai che importa. Sì, è lui l'acquirente privato per cui lavoro. E ne ho davvero abbastanza di lui. Nessuno può trattare un pappalardo in questo modo e passarla liscia. Faremo un lavoro solo per noi. Che cosa hai in mente? Il pesce più grosso di tutta Lego City. Il tonno gigante esposto al museo? Non quel tipo di pesce. Intendo Forrest Blackwell, magnate dell'edilizia e re indiscusso della città. Forrest Blackwell. Dirò a Moe di prendere la barca dei pompieri e di raggiungerti. Datti una mossa. Ok, Vinny. Non posso mandare all'aria la mia copertura. Prima devo arrestare Rex. Vedersi con me. Dov'è? Ci sarò ricordato. Oh mamma.
pista della